Carissimi amici, buongiorno. Spero innanzitutto che questo breve video vi trovi in buona salute, sia fisica che spirituale. Alcuni anni fa io e mia moglie abbiamo visitato la Galleria dell'Accademia di Firenze. Lì è esposto il David di Michelangelo, un'opera che a mio giudizio è tra le più belle del mondo. Quando ti trovi ad osservare questa scultura e vedi i dettagli, la perfezione, non puoi fare a meno di ringraziare il Creatore per avere dato agli uomini dei doni così eccezionali. Michelangelo Buonarroti, protagonista del Rinascimento italiano, l'artista geniale del Cinquecento, che non era soltanto uno scultore, era anche un poeta, un architetto, un pittore. Ebbene, quando ti avvii verso la stanza dove c'è questo bellissimo capolavoro, passi attraverso la galleria di prigioni. E lì vedi delle opere d'arte incompiute dell'artista. Michelangelo ha iniziato questi lavori, ma non li ha mai completati. Vedi questi blocchi di marmo dove già puoi intravedere le sembianze, le forme di corpi, ma non sono mai stati completati. In lontananza vedi già l'opera completa, quella del David, ma quando osservi da vicino queste altre opere, vedi queste opere non finite. Infatti, da questo è nata una tecnica, la cosiddetta tecnica del non finito. Se dovessimo paragonarci alle opere del grande artista, a quale di esse ci paragoneremmo? Ti posso dire, io mi sono paragonato alle opere incompiute di Michelangelo, perché ho visto in me che c'è tanto lavoro da fare. Ho visto in me tante imperfezioni, tante lacune, tante mancanze. Ho visto in me che il carattere che ho non è così eccezionale, così perfetto, così amabile, così mansueto, così umile. E allora? Allora c'è bisogno di un tocco speciale dell'artista nella nostra vita. Michelangelo non potrà aiutarci, ma Gesù potrà farlo. La Bibbia ci dice che colui che ha iniziato in noi un'opera buona la condurrà a compimento. La Bibbia ci dice che un giorno Gesù presenterà la sua Chiesa senza macchia, senza ruga né altri simili difetti. Il fatto che non avremo le rughe già è una notizia di per sé straordinaria, saremo tutti giovani, ma non avremo neanche difetti. Quei difetti che adesso fatichiamo ad eliminare, un giorno non li avremo più. E questa cosa veramente mi rende a me super felice. Le opere di Gesù saranno completate. Tutte le opere di Gesù sono completate. Quando lui inizia un'opera, la completa sempre. Le sue mani sono perfette, quindi tutte le sue opere sono perfette. E allora non scoraggiamoci. Magari vediamo adesso un cartello con la scritta Lavori in corso ed è proprio attaccato sulla nostra vita. Ma un giorno questo cartello sarà rimosso e ci sarà scritto Opera finita, opera completata. Siamo in un cammino, non scoraggiamoci. Il cantiere è aperto, i lavori sono in corso. Gesù sta lavorando nella nostra vita e noi lo ringraziamo perché ha iniziato un'opera nuova in noi e questa opera è bellissima, sarà un capolavoro. Dio ci benedica.